decessi in salita, al minimo invece le terapie intensive. Culetto, Omicron 2 non aggrava la malattia, ma serve attenzione. In questo articolo chiaramente si sciorinano una serie di dati che tutti i giorni noi vi leggiamo, ma oggi vi invitiamo ad andarli a leggere proprio sul giornale perché sono così tanti che veramente poi alla fine non ci si capisce più niente. L'unico dato che secondo me è importante tenere a mente è che pur essendo meno diciamo, pericolosa, diciamo così, delle altre varianti, Omicron 2 comunque è molto contagiosa, è più contagiosa della variante 1 e purtroppo crea anche diciamo problemi anche nelle scuole perché essendo contagiosissime, essendo i bambini molto esposti a questa situazione e incominciano a risalire i contagi nelle scuole. Per quanto riguarda l'ospedalizzazione stanno crescendo i ricoveri ordinari, mentre invece ringraziando il cielo la parte diciamo dei critici, quindi la terapia intensiva resta stabile, quindi non c'è un aumento, anche se si prevede nei prossimi giorni un aumento, quindi grandissimi tanti contagi a fronte di notevoli tamponi dei ricoveri ordinari. Purtroppo ci sono anche dei decessi che quindi non accennano a fermarsi e quindi bisogna continuare a stare molto molto attenti a questo Covid che non accenna a Placarsi. placarsi, sì. Abbiamo fatto ieri il discorso sui disturbi alimentari. Una scuola di Perugia scende in campo e diciamo, mette in gioco un convegno proprio sui disturbi alimentari che in questo momento stanno aumentando in maniera esponenziale, soprattutto perché le problematiche sociali che purtroppo la nostra giovane generazione sta subendo causa Covid, li sta portando veramente verso quella depressione che poi sfocia nel disturbo alimentare. Speriamo che i nostri giovani, con l'aiuto degli organi competenti, quindi gli psicologi, ma con la famiglia vicino, riescano a superare questo momento e recuperare la socialità persa in questi anni. E certo è che è molto interessante questo, diciamo, questo esperimento, questo convegno organizzato dall'Istituto Superiore Cavour Marconi Pascale di Perugia, che usufruendo delle specialità che ha al suo interno, ha organizzato questo convegno proprio sui disturbi alimentari. L'ultimo articolo del regionale si parla di carburanti, energie imprese nella morsa. Ci sono le testimonianze di due imprenditori, uno nel campo del tabacco, che sta subendo, pur avendo anticipato un pochino quello che stava per avvenire, insomma, sta subendo il problema del rincaro soprattutto dei carburanti, con un aumento appunto della materia prima che diciamo, subisce il rincaro del carburante, perché chiaramente il rincaro del carburante poi va a cascata sui prodotti che vengono acquistati. Oltre questo c'è anche il problema che le esportazioni e quindi tutto quello che era verso la Russia si è bloccato per le note sanzioni e quindi si spera di poter recuperare il perduto passando per altri mercati. Vedremo come andrà a finire. Bene, Valentina, vai pure, io ho terminato con il regionale del Bene, Corriere. vediamo subito il Corriere dell'Umbria, Basilica di Norcia, crisi e guerra non rallentano i lavori. Intervista Paolo Iannelli, sovrintendente al sisma il punto sul primo lotto, copertura provvisoria, un duplice valore, opera di alta ingegneria e funzionalità. Il termine fissato in 800 giorni, premio produzione all'impresa per ogni anticipo sui tempi, materie prime, molte sono di recupero, perciò si riduce il problema reperibilità. Per chi volesse approfondire, pagina 8 e 9 del Corriere dell'Umbria, si può leggere insomma l'intervista a Paolo Iannelli. Andando avanti, caro Bolletti, ha attivato il bonus per aiutare le famiglie in difficoltà, la misura messa in campo da Regione e Fondazione per la prevenzione dell'usura. Un bonus fino a 1.200 euro per aiutare le famiglie a pagare le bollette di luce e gas gravate da rincari esorbitanti. Regione e Fondazione per la prevenzione dell'usura hanno presentato ieri nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Donnini quello che la governatrice Donatella Desai ha definito un primo intervento in grado di arrivare tempestivamente ai destinatari. Il bonus
bonus utenze, infatti, è immediatamente operativo. Già da questa mattina si potrà telefonare allo 075 50 01 625 oppure all'800 211 595 per attivare la procedura. I destinatari sono persone fisiche, titolari di contratti di utenze luce e gas, con bollette scadute da almeno 30 giorni. Per chi volesse avere ulteriori informazioni, pagina 13 del Corriere dell'Umbria. In arrivo anche un contributo da 500 euro per festeggiare 775 nuovi nati. È in procinto di essere erogato il bonus bebè voluto dalla Regione Umbria, un sostegno una tantum di 500 euro destinato a ogni nuovo nato nel periodo tra il 1 ottobre 2020 e il 30 settembre 2021. Queste, diciamo, sono belle notizie. E con questo terminiamo la parte regionale del Corriere dell'Umbria e vediamo subito cosa ci dicono i nostri amici di Terni Today nella loro homepage. Il virus fa un balzo indietro di 2 mesi, oltre 2700 nuovi contagi, non succede da gennaio. Questa non è una notizia molto bella. Discriminato dai compagni di classe, disabile, la mamma in lacrime, una cosa orrenda, ne abbiamo parlato anche nella giornata di ieri, sicuramente ci saranno degli aggiornamenti. Ladri, alle piscine dello stadio, rubata una scrivania. Colpo nella notte, sul posto la squadra volante e la scientifica per i rilievi. Como Ternana 1-1, le pagelle dei rossoverdi, cambi decisivi. Ottimi gli ingressi di Furlan e Peralta. La torre Barbarasa perde pezzi, intervento dei vigili del fuoco in centro. La segnalazione dei cittadini, partono le verifiche sull'antica struttura a 2 passi da Palazzo Spada. Ci sono anche altre notizie di opinioni, di cronaca, attualità, sport e tanto altro, e vi invitiamo a leggere la pagina online di Terni Today, ternitoday.it. E con questo ti lascio la parola, Paolo, per integrare con il provinciale. Sì, provinciale di Terni, tanto per cambiare. Stangata, rifiuti, scatta l'allerta per i condomini. L'ASM avverte gli utenti dei palazzi, consistente incremento della TARIC. Dopo l'aumento record, altro salasto. Il nodo è il numero degli svuotamenti. Sì, ne avevamo già parlato qualche tempo fa, che sicuramente la TARIC sarebbe stata calcolata rispetto al numero degli svuotamenti che avevano fatto soprattutto sull'indifferenziato, perché meno differenziata si fa e più sarebbe cresciuta la tariffa TARIC. In effetti così sta per avvenire. Dai primi calcoli c'è un forte aumento, ci sarà un forte aumento per i condomini della TARIC. In effetti gli svuotamenti non sono diminuiti, anzi in alcuni casi sono aumentati, e l'ASM comincia ad avvisare quello che da qui a poco avverrà. Dà anche dei consigli su come risolvere questo problema. Prima di tutto differenziare di più, e poi chiedere tramite il capo condomino di cambiare la mastella dell'indifferenziata con una più piccola. E poi un altro consiglio è quello di mettere fuori l'indifferenziato solo quando è pieno. Fatto sta, consigli o non consigli, dobbiamo essere pronti tutti quanti a un aumento significativo di questa tariffa. Cardeto, pioggia di affidamenti diretti, Terni esclusa, sì, una pioggia di affidamenti diretti per uscire dall'angolo e completare i lavori di Cardeto. Palazzo Spada sceglie la strada più breve per il secondo stralcio dei lavori da fare. Causa Covid e caro energia. Il comune ha deciso di dividere in 6 lotti il secondo stralcio dei lavori. Ciascun lotto è già stato assegnato e, da quello che emerge dal documento che il Messaggero ha potuto leggere, nessuna ditta di Terni ne è stata coinvolta. Nell'articolo ci sono le ditte e i lotti assegnati. Vedremo se poi sarà tutto confermato. Piscine dello stadio, ancora la drenazione, lo diceva Valentina prima su Terni Today, e c'è la data dell'udienza. Le parti si incontreranno in tribunale a Roma il 18 maggio, intanto la struttura cade a pezzi, forse via anche i negozi. Sì, la situazione è quella che il titolo esplica in maniera decisiva, che è quella proprio di una situazione che sta andando verso il degrado. L'udienza è stata fissata al Tribunale di Roma per la riconsegna delle chiavi, in procedura d'urgenza, il 18 maggio, quindi fra due mesi buoni, e quello che praticamente ci si aspetta è anche un rinvio, quindi la cosa si fa molto lunga. Tant'è che gli esercenti che lavorano, il parrucchiere e l'estetista, lavorano all'interno e continuano a lavorare perché si sono
diciamo, hanno autogestito la situazione della corrente e dell'acqua, forse pensano di trasferirsi, anche se per spostare l'azienda ci vogliono 2 mesi buoni. Per lo più c'è stato anche il furto dentro alla, diciamo, alla struttura. I ladri sono entrati dalla parte della vicina scoperta e hanno portato via una scrivania. Quindi, grande bottino, direi. Sì, un grande bottino, hanno rischiato per una scrivania. Bah, pazienza. Cambiamo argomento, un po' di cultura. Incanto porta in scena gli Soir du Soldat, l'associazione Incanto che da tanti anni sul territorio porta la musica lirica di qualità. Il 21 marzo al Teatro del Carmine di Orvieto, il 26 al Secchi di Terni, riporta in scena gli Soir du Soldat di Stravinsky. Un'ottima iniziativa che comprende anche il progetto Opera Scuola, che vedrà invece impegnati gli artisti il 18 ad Amelia presso la Sala Boccarini e il 28 a Terni, sempre presso il Teatro Secchi. Bene Valentina, con questo termino il provinciale del Messaggero, lascio a te per... Sì, diamo le ultime notizie dal Corriere dell'Umbria. Treofan, trattative avviate per l'acquisto, il liquidatore Varazzi lo ha annunciato ai sindacati, mentre si accorciano i tempi di erogazione della CIGE in 122 col fiato sospeso. Ne abbiamo parlato numerose volte, ma forse ora c'è veramente un acquirente, speriamo davvero che possa essere così. Per chi volesse approfondire, pagina 30 del Corriere dell'Umbria. Tutti gli oli extravergine dell'Umbria avranno la loro casa nel borgo di Cesi. È di Slow Food, una delle iniziative inserite nel progetto che ha ottenuto 20 milioni del PNRR. Il borgo di Cesi si aprirà al turismo ospitando anche una olioteca regionale, ovvero una casa per tutti gli oli d'oliva extravergine dell'Umbria. Ad annunciarlo è stata la presidente Slow Food Umbria Monica Petronio, che ha partecipato insieme ad altre associazioni cooperative e soggetti alla redazione del progetto Cessi Porta dell'Umbria. Gli interventi previsti in tutto sono 45 per un costo netto totale di 17.112.000 euro. Lordi diventeranno 20. È stato quanto mai importante la decisione della Regione Umbria di scegliere il progetto Cessi come quello da inviare al Ministro della Cultura per il finanziamento dell'ingente somma prevista nel bando Borghi del PNRR. Ora, dopo l'aggiudicazione, ogni singolo soggetto dovrà lavorare in sinergia con gli altri per dare vita all'ambizioso progetto che punta su sport all'aria aperta, cultura, sociale, recupero e riuso di edifici storici e su molto altro. Dunque, da Slow Food arriva un'idea di realizzare una casa che ospiterà tutti gli oli extravergine. Questo è davvero molto importante. Per chi volesse approfondire, pagina 31 del Corriere dell'Umbria, la stessa notizia nella stessa pagina. Siamo nella stessa barca della storia. Preghiamo insieme. Il vescovo Soddo ha incontrato rappresentanti di alcune comunità di immigrati e membri della consulta per l'integrazione. Ultima notizia, canta Maggi, Carri l'ultimo giorno. Appello rivolto a tutta la città di proporre idee per rinnovare la manifestazione tradizionale. Per la sfilata, che torna dopo lo stop per il Covid, una novità assoluta sarà l'evento che chiuderà il cartellone sabato 21 maggio. L'annuncio via social diventa maggiaiolo all'obiettivo di portare nuova linfa all'organizzazione. Il risveglio della natura, torneranno anche i concorsi delle migliori canzoni e poesie. Quindi per chi avesse una bellissima idea, è invitato a andare sul canale social del Cantamaggio e offrire la propria proposta. Con questo, Paolo, noi terminiamo la nostra rassegna stampa questa mattina un po' anticipata per i problemi tecnici che abbiamo. Sì. E auguriamo anche una buona giornata. Una buona giornata a tutti. Ci sentiamo domani. Domani. Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Le energie senza fatica sono qui. Gempi, un partner affidabile e tutta l'assistenza di Confartigianato. Per la tua casa, per la tua azienda, contattaci subito e inizia a risparmiare. Cosa aspetti a risparmiare? Contatta il nostro referente Lorenzo Carrino all'indirizzo mail energia@confartigianatoterni.it o al numero telefonico 07 44 61 33.